Allora, per questa ricetta ci occorreranno 500 g di orecchiette al primitivo. Io queste le ho impastate a mano, anche se nei grossi supermercati penso che le potete trovare, oppure potete utilizzare anche un altro vino. Queste le ho fatte con 500 g di farina di semola e 250 ml di vino a temperatura ambiente. Qui sto preparando la fonduta al caciocavallo. Potete utilizzare un formaggio cremoso come il taleggio. Praticamente mettete 300 g di formaggio tagliato a cubetti in 250 ml di latte intero e 250 ml di panna fresca. Lo mettiamo in ammollo anche per 2 ore e poi lo andremo a sciogliere a fiamma bassissima sul fuoco e otterremo quindi la nostra fonduta. Poi ci occorrerà qualche pomodorino, aglio e cipolla e capocollo, oppure specco, altri saloni se non trovate il capocollo. Allora, il capocollo lo facciamo diventare croccante in una padella a parte. Nel frattempo qui sto preparando il mio soffritto con olio, uno scalogno tritato e uno spicchio d'aglio. Questa è la nostra fondutina che ormai è pronta perché il formaggio si è completamente sciolto. Infatti, come vedete, mettendo una frusta non fila. Ora lasciamo addensare per un paio di minuti e poi spegniamo. Ho scolato le orecchiette al dente e ora le facciamo saltare in padella. Quindi andiamo a mettere le nostre orecchiette. E queste sono le nostre orecchiette al vino primitivo, servite su una fonduta di caciocavallo con capocollo e pomodorini. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, alla prossima, un saluto e ci vediamo al prossimo video.